Alcuni opinionisti ci stanno cascando, cioè non è che dicono che dietro l'Ucraina c'è la NATO. No, l'Ucraina è debole, non ce la sta facendo e la narrazione sta funzionando alla grande. Al momento non si ha nessuna, cioè non è possibile, tu lo so, hai la sensazione che l'Ucraina possa sferrare un attacco brutale nel territorio russo? No, su, giusto? Anzi, dalla, diciamo, dai filorussi, no? Diciamo così, vengono chiamati filorussi, è derisa. Li pigliano pure per il culo, cioè sulla controffensiva, parte, non parte, cioè è passata mezz'ora, un'ora, due ore, due giorni, due settimane. Sono cotti, è finita, sono alla frutta. Occhio, occhio, lo dico soprattutto agli specialisti opinionisti che ne parlano. Perché i droni russi che svolazzavano nelle regioni russe della settimana scorsa, alcuni hanno colpito i condomini, alcuni non hanno mandato le immagini, hanno colpito. Bene, queste prove qui, prove generali, alcuni sono sempre gli opinionisti, quelli di alto livello, sono state definite come prove di disorganizzazione, di debolezza dell'Ucraina. Insomma, siamo alla frutta. L'Ucraina è alla frutta, adesso sta mandando ste robine per giochicchiare. E figurate se Putin si spaventa di un drone, cosa può succedere mai alla Russia. Io non sono assolutamente d'accordo con questa visione. Anzi, perché ciò che sta accadendo, come stanno gestendo la situazione, è chiaro, è evidente, un po' per volta, come nelle migliori narrazioni, come nelle migliori ipotesi di pilotaggio della realtà e della propaganda, stanno abituando la mente delle persone, dell'opinione pubblica, a quello che potrebbe accadere. E che oggi nessuno si immagina che possa accadere. Un attacco a Mosca, un attacco alla Russia. Guardiamo insieme questo breve video servizio e poi rientriamo. Смотри, блядь. Смотри. Смотри, брат. Ты видишь? Вот Рома. Bene, abbiamo visto le immagini, niente di che. Però, almeno così dicono alcuni, niente di che. Parliamone. Vi devo ricordare una cosa, che è fondamentale, non ce la dobbiamo dimenticare, almeno chi segue la vicenda all'interno di questo canale. La NATO sta utilizzando il territorio ucraino per aumentare la sua capacità di combattimento, di detenzione di armi in Europa. La NATO sta creando quella barriera di confine per difendere i membri della NATO da questa parte in Europa e per essere pronta ad andare pure di là, da quella parte, al di là del confine, verso la Russia. È passato solo un anno fa. Di cosa abbiamo parlato all'interno di questo canale? Ci siamo detti che per la Russia questa guerra è una guerra esistenziale. Ma abbiamo detto di più. Cioè abbiamo detto che questa guerra è esistenziale pure per l'egemonia degli Stati Uniti d'America. Ok? Abbiamo affermato, senza tanti giri di parole, che per gli Stati Uniti è fondamentale non far cadere la Russia nelle mani dei cinesi. Per adesso non ci sono riusciti. Hanno avuto l'effetto contrario. Questo è evidente. Però noi non possiamo ignorare che questi signori
continuano a parlare di sostituzione di Putin, che è importante attaccare la Russia, che è importante dividere la Russia, perché l'obiettivo finale è la Russia. L'obiettivo finale sarà entrare nel loro territorio, se necessario. Ed è per questo che secondo me non vanno assolutamente ignorate le minacce, no? Nucleari che ha ci ha esposto settimana scorsa Lukashenko bielorusso, presidente bielorusso, dato per morto da Repubblica, ma che invece, quanto pare, è vivo e vegeto. Ebbene, un anno fa noi non riuscivamo ad immaginare un'ipotesi in cui i droni ucraini o di chi non so sa entrano in territorio russo, ok? Oggi magari riuscite ad immaginarlo, perché vi siete abituati. Il pilotaggio della narrazione, della propaganda, questi sono specialisti, non so se avete visto che hanno fatto negli ultimi 2 o 3 anni, un bijou, fanno un lavoro che è una meraviglia. Un anno fa sta roba, no, ma cosa dici, no, ma non sta né in cielo né in terra che l'Ucraina attacca la Russia, e sto vedendo replicarsi questa situazione proprio su sta vicenda dei droni. Dal mio punto di vista vi sbagliate, siamo vicino al momento della verità, il momento che l'Ucraina si toglie la maschera e fa vedere il vero volto, quello della NATO, e lo scontro deve avere inizio. NATO, Russia. È per questo che vi devo ribadire, ricordare che la NATO sta utilizzando l'Ucraina come territorio per aumentare le sue forze, le sue armi, aumentare le capacità di combattimento all'interno dell'Unione Europea.